tra fiaccole, fuochi e lanterne, è al calar del sole in una calda e lunga serata di giugno che il Medioevo manifesta tutto il fascino di una vita semplice ma dalle forti emozioni. Com'è la vita della condannata a morte? Ma non saprei, si stava meglio fuori, a dire la verità, eh? Sei coraggiosissima comunque. No, basta che non mi lascino qui. Alla festa in castello, adeguato prologo al vero e proprio palio di Noale che si correrà domenica prossima, gli elementi più tenebrosi dell'immaginario medievale ci sono tutti: streghe e cavalieri, maghi, spadaccini e strani predicatori. Padre, ma che peccati si commettono in questo Medioevo? Ogni periodo ha il suo peccato. In questo periodo viviamo troppi peccati. E allora ogni tanto è bene dimenticarli e farsi trasportare. Pace e bene. Intorno all'antica Rocca anche la vita domestica è ben rappresentata, con arti e mestieri, attività e passatempi ormai estinti, e poi cibi curiosi come ad esempio il pane unto. E vengono messe tutte queste tipi di erbe, ci sono più di 20 tipi di erbe, e viene messo con il maiale, con il guanciale, e abbiamo rievocato proprio da una ricetta storica che abbiamo trovato in un antico testo dell'epoca. Aspettando il palio, Proloco e Comune hanno offerto 2 giorni di pura magia che hanno richiamato a Noale migliaia di visitatori, grazie anche al meteo che non poteva essere più favorevole. Un 3.500 persone il sabato, 4.000 la domenica, sono cose che sono, se la giornata è bella, fanno parte della realtà. Senza fare i grandi numeri, che poi i grandi numeri si possono anche fare, dire e scrivere, però la realtà è questa. Insomma, la moda del Medioevo non è ancora passata. Ma direi che c'è molta attrazione verso questo periodo storico. È un periodo ricchissimo, molto forse poco conosciuto, e quindi che c'è molta possibilità oggi di far conoscere di più, di far capire che era un periodo dove c'era sicuramente tanta povertà e miseria, ma anche ricchezza, dove c'era arte, dove c'era cultura, dove c'era la guerra, e questo lo sappiamo, però un periodo non oscuro come alle volte la leggenda ci fa pensare.